Cos'è la prostituzione? Con questo termine si indica l'attività di chi offre prestazioni sessuali dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. L'attività fornita da persone di qualsiasi genere e orientamento sessuale può avere carattere autonomo, sottoposto, professionale, abituale o saltuario. Come si classifica? Prostituzione femminile, prostituzione maschile, prostituzione transessuale, prostituzione minorile, prostituzione virtuale. Siamo a Milano e in questa strada provinciale che porta a Pavia ci sono tutti i santi giorni un sacco di prostitute albanesi. Guardate, ogni 100 metri ce n'è una. Nell'immaginario di tutti si pensa che queste ragazze siano tenute in scacco dalle organizzazioni criminali che le costringono con la forza a pagare un sacco di soldi per esercitare. Ma sarà vero? Per capirne di più ci fingiamo clienti con una di loro, che per un'ora costa... 80. Ok, andiamo. La ragazza sale in auto e ci porta in un motel lì vicino. E una volta in stanza, senza dire nulla di che, si spoglia. La fermiamo subito e la invitiamo semplicemente a chiacchierare. E scopriamo che il suo lavoro le frutta... 15.000. Mese? Tu prendi? Ma caspita, cosa fai con tutti quei soldi? Pagare il mio appartamento. In Albania. Però non devi comprare il posto dove sei lì. Qualcuno... 1.000 mese, il mio posto. Ma è questo che tu le paghi 1.000 euro? È albanese? Quindi vuol dire che questa ragazza deve pagare 1.000 euro al mese a un suo connazionale che gli affitta la postazione di lavoro. Questi 3 metri quadrati nel comune di Siziano dove la ragazza riceve i clienti. E in più, lungo la strada, abbiamo contato circa 20 signorine albanesi. Facendo quindi un rapido conto, se pagano 1.000 euro al mese per poter stare lì, il malvivente ne guadagna 20.000 al mese. La strada è di lui, no? Se un giorno viene un altro albanese e vuole quella strada lì, cosa succede? Pam pam! Non so se avete capito, ma vuol dire che fra bande si sparano. È già successo? Sì, tanto multa. Morta. Due persone morte per controllare questa strada. Ah, sì. Insomma, in Italia prostituirsi è legale, ma non è legale sfruttare la prostituzione. Infatti, è previsto il carcere fino a 6 anni. Ma evidentemente questi signori albanesi se ne infischiano, anzi, a quanto sembra, difendono a suon di pistolettate quello che considerano il loro territorio. In Italia tutto questo è legale? In Italia non esiste alcuna legge dove viene reputato illegale esercitare l'attività di prostituzione o scegliere di trascorrere il proprio tempo con una prostituta, eccetto che nei casi di sfruttamento della prostituzione minorile, pratica che secondo quanto disposto dall'articolo 600 bis del codice penale. Dai tempi dell'approvazione della legge Merlin, che nel 1958 stabilì la chiusura delle case d'appuntamento, si è sempre di più diffusa l'idea che la prostituzione in Italia è reato, sempre punito dalla legge. In Italia esiste il reato di sfruttamento della prostituzione, di induzione e di favoreggiamento. L'articolo 600 bis del codice penale ci dice che è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18 e cioè ne trae profitto. Salvo il fatto che costituisca un reato più grave. Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, o anche solo promessi, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Il Parlamento italiano approva la legge numero 75, più nota con il nome della sua creatrice, la senatrice socialista Lina Merlin. La legge abolisce la regolamentazione della prostituzione in Italia e di conseguenza porta alla chiusura delle case chiuse. L'intento è quello di contrastare lo sfruttamento delle prostitute. L'iter della legge Merlin è stato molto lungo, la prima bozza risale al 1948, è contrastato. La proposta crea infatti una spaccatura trasversale nell'opinione pubblica italiana.